Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge dal santuario dell'Assunta a Castelfrentano, perché in questa chiesa è custodito un quadro di Donato Teodoro, pittore abruzzese teatino del 1700, che rappresenta la moltiplicazione dei pani, o forse, come meglio bisognerebbe dire, rappresenta la condivisione dei pani. Perché il tema del Vangelo di oggi è proprio il racconto di questo miracolo compiuto da Gesù attraverso la collaborazione di un ragazzo. C'è anche una caratteristica particolare di cui sicuramente vi siete già accorti con la lettura del Vangelo. Per 5 domeniche sospenderemo la lettura del Vangelo di Marco che ci accompagna per tutto quest'anno e approfondiremo l'argomento del pane, prima quello materiale, poi quello spirituale, attraverso la lettura continuativa del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Il miracolo che stiamo esaminando quest'oggi è il più famoso di tutti perché è raccontato da tutti e 4 gli evangelisti. Addirittura Matteo e Marco lo raccontano per 2 volte. Quindi la moltiplicazione dei pani, la condivisione dei pani è raccontata 6 volte nei Vangeli. Ovviamente non si tratta di 6 episodi distinti, ma è una rilettura che gli autori sacri, gli evangelisti fanno, di un unico episodio in cui Gesù, con la collaborazione di questo ragazzo, ha messo a disposizione di tutti il pane, perché la fame di ogni persona, di ogni uomo e di ogni donna, di ogni bambino, di ogni ragazzo, di ogni anziano potesse essere saziata. Proprio questo è l'argomento: saziare la fame di ogni vivente. Su questo il Signore vuole farci interrogare con il Vangelo di oggi. Un'altra cosa alla quale dobbiamo badare è che Giovanni ci dice che Gesù passa all'altra parte
del mare e che era vicina la Pasqua dei Giudei. Queste due caratteristiche ci rimandano immediatamente al racconto dell'Esodo. Nella Pasqua, infatti, il popolo degli ebrei ricordava la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e il cammino verso la libertà della terra promessa. E Gesù, come un nuovo Mosè, passando all'altra parte del mare, ci fa uscire dalla schiavitù delle nostre passioni, dalla schiavitù dei nostri egoismi, dei nostri orgogli, dei nostri interessi personali, verso la libertà dei figli di Dio, che fa di ciascuno di noi un fratello e una sorella nei confronti delle altre persone. Dobbiamo anche tener conto che alcuni particolari di questo episodio sembrano proprio fuori luogo, impossibili da essere considerati veri, ma hanno un grande significato simbolico al quale invece dobbiamo prestare attenzione. Quindi in questo brano, come in tutti i brani del Vangelo, c'è uno strato di verità, i fatti sono realmente accaduti, e c'è una lettura simbolica di questi fatti, perché essi valgono anche per noi che li leggiamo e li meditiamo a 2000 anni di distanza. Infatti, ad esempio, riempiono 12 ceste di pane con i pezzi avanzati. Dove le prendono queste 12 ceste? Sicuramente non le avevano con loro. 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Può essere che nessuno avesse mantenuto un pezzetto di pane, qualcosa da mangiare, da poter condividere con gli altri? Evidentemente questi particolari servono a farci comprendere il cuore del messaggio di Gesù, perché Gesù ci vuole dire: tu, uomo e donna del ventunesimo secolo, tu, cristiano degli anni 2000, come ti poni di fronte al problema della fame del mondo? Come ti poni di fronte al problema della fame di tuo fratello, di tua sorella? Non soltanto la fame di cibo, ma la fame di ogni cosa che serve perché la vita di un uomo sia degna, perché la vita di una persona sia veramente umana. La prima soluzione, quella che Gesù stesso provoca, è risolvere i problemi con l'economia, risolvere i problemi col denaro. Infatti Gesù chiede a Filippo: dove possiamo trovare il pane per sfamare tutta questa gente? Da chi lo possiamo comprare? Filippo dà un'occhiata e dice: 200 denari di pane non basterebbero per dare un pezzetto ciascuno. 200 denari di pane sono lo stipendio di oltre 3 mesi di lavoro di un operaio medio al tempo di Gesù. Filippo è come se stesse dicendo: con l'economia non andiamo da nessuna parte. Se noi pensiamo di risolvere la fame del mondo semplicemente col denaro, senza cambiare la nostra mentalità e il nostro cuore, il problema non si risolve. Anche tanti soldi non saranno sufficienti, anche perché una volta finiti questi soldi, il problema resterebbe ancora lì. Non è con l'elemosina semplicemente, non è semplicemente con l'assistenzialismo che noi possiamo risolvere questo problema. Nel Vangelo di Luca, in uno dei 6 racconti, c'è anche un'altra soluzione che gli apostoli propongono. Mandali via, mandali nei villaggi vicini perché possano trovare da mangiare e da dormire. Quasi a dire: ci pensino loro, ognuno pensa per sé, hanno scelto di venire dietro di noi, se ne prendano la responsabilità. Noi abbiamo dato loro la parola di Dio, noi abbiamo fatto una bella meditazione. Questo è sufficiente ai problemi della vita materiale, ai problemi pratici dell'esistenza, ognuno ci pensa per conto proprio.
ma anche questa seconda ipotesi Gesù la scarta. Ed ecco la soluzione che si prospetta attraverso le parole di Andrea, che avvicinandosi a Gesù dice: «A dire il vero c'è un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci». Poi forse si rende conto della sproporzione di quello che stava dicendo e dice: «Ma che cos'è questo per tutta questa gente? C'è qualcuno che vuole mettere in gioco ciò che ha, ma è troppo poco per tutti». Quasi a dire: «Signore, tu ci stai indicando la strada della condivisione, tu ci stai dicendo che i beni non sono nostri perché sono di Dio e questi beni noi li dobbiamo condividere con tutti, perché come ci ricorda San Paolo nella prima lettera a Timoteo, l'attaccamento ai beni, il desiderio smodato di denaro è l'origine di tutti i mali». Ma è un bel sogno, quello che possiamo mettere a disposizione è troppo poco. E invece Gesù questa volta acconsente e dice: «Fateli sedere», anzi addirittura dice: «Fateli sdraiare», perché nel mondo nuovo, quello che Gesù ci sta presentando, quello che Gesù vuole realizzare attraverso la nostra collaborazione è proprio la condivisione dei beni, è proprio il mettere in comune le cose, come accadeva nella Chiesa primitiva, che risolverà il problema della fame nel mondo, che risolverà il problema delle varie fami, permettetemi questa parola orrenda, che l'uomo si porta dietro, perché non c'è vita veramente umana quando non c'è lavoro, quando non c'è l'accesso all'acqua potabile, quando non c'è il rispetto delle persone, quando non ci sono le condizioni sanitarie favorevoli a curare le proprie malattie e i propri bisogni. Fateli sedere, è questa la strada. 5 pani, 2 pesci diventeranno sufficienti per tutti, anzi, come abbiamo ascoltato, ne avanzeranno 12 ceste piene. È bellissimo questo passaggio che il Signore ci fa fare. Ecco perché non si dovrebbe parlare di moltiplicazione, perché Gesù non è un mago che tira fuori pani e pesci da un cappello magico, ma di condivisioni dei beni, perché questo ragazzo che mette a disposizione di tutti ciò che aveva è colui che indica la strada. Questo ragazzo è simbolico. Il termine con il quale Giovanni lo indica, infatti, è il termine che indica il garzone di bottega, colui che va a imparare un mestiere da parte di un professionista, di un artigiano. È l'ultimo della bottega, colui che deve essere a disposizione di tutti, e questo ragazzo mette a disposizione di tutti quel poco che ha, ma quel poco sarà sufficiente e ne avanzerà. Allora percorriamolo questo itinerario che dalla schiavitù ci porta alla libertà. Per gli ebrei, come già vi ho accennato, era il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. Per noi sarà il passaggio dalla schiavitù delle passioni, dell'attaccamento ai beni, dell'egoismo e della superbia, alla libertà dei figli di Dio, che permetterà la realizzazione di questo mondo nuovo. Nessuno di noi deve dire: «Io ho troppo poco da mettere a disposizione». Metti a disposizione chi sei, metti a disposizione ciò che hai e il prodigio avverrà anche oggi. Se questo prodigio non avviene è perché non c'è questa disponibilità da parte nostra, ma ricordiamoci che se non andiamo verso la condivisione non ci salverà né il mercato né l'individualismo. 200 denari di pane non bastano, ognuno pensi a sé, non è sufficiente. Cerchiamo di vivere come unica famiglia di Dio, in cui Egli è nostro Padre, noi siamo i Suoi figli amati e siamo fratelli e sorelle fra noi.
Nelle prossime domeniche vedremo che Gesù, dopo essersi preoccupato della fame materiale, si preoccuperà anche della fame del cuore, della fame spirituale, della fame psicologica e ci offrirà in dono la sua parola e il suo corpo come parola di vita, come pane di vita. Buona estate.